Finalmente ti ho qui tra le mie mani. Mi chiedo quali tesori possono esserci all'interno. Trovato. Con questo riusciremo ad aprirlo. No, sei senza cuore! Un oggetto come questo va trattato con rispetto. Eh? Scusa, piccolino. Non troviamo le tue chiavi. Quindi dobbiamo aprirti con la forza. Ok, vai. Wow! Sono dei tesori. Un serpente di gomma. E il diario di una delle ragazze. E questo è il mio giochino. Me l'ha regalato papà. Calma, soldato. Tuo padre sarebbe orgoglioso di sapere che stai partecipando alla distruzione delle forze aliene. E ora che c'è la mia rivista, il contrattacco sarà facile. Ehi, ragazzi! Chi è? Guarda cosa abbiamo trovato qui. Fa vedere. Fermo lì! Dobbiamo prima assicurarci che tu sia dei nostri. È vero. Sappi che ti abbiamo visto con Barbarita. Beh, ragazzi, ascoltate, non è come credete. È che era l'unico modo per distrarla. Ma sei stato con un cyborg! Tu non sai quale conseguenze può avere sulla tua salute! E la reputazione con le ragazze? No, no, vi prego, non esagerate. Qual è la cosa peggiore che può capitarmi? Che lei può impazzire e innamorarsi di te. E inoltre troverà un modo per sposarti. Ma tra noi non c'è stato un bacio vero. Mi ha anche buttato fuori dall'ufficio. Ah, è un classico all'inizio, ma poi ti seguirà ovunque. Esatto, anche perché è una ragazza elettromagnetica. Santo cielo, cosa ho fatto? Non posso sposare la signora Frankenstein. Nuovo giorno è arrivato! Groovy, groovy! Oh, Vanessa, non so cos'è peggio, se ascoltare te o indossare questa parrucca. Oh, ragazza, tu sei proprio la regina, ma degli ingrati. Oh, fa attenzione, così mi strappi i capelli. Senti, signorina, l'unica persona che può lamentarsi qui sono io, che sta facendo un duro lavoro, ma non importa. Una professionista come me non si lamenta neanche nei momenti più difficili. Vanessa, cambiamo argomento, può darsi che mi venga il buon umore. Sì, tu hai ragione. Parliamo di... Aran! Vanessa, ti ho detto che mi trovo in uno stato di malumore. Vuoi farmi sentire peggio? Oh, dai, Cheryl, non fare così! Mi sembra doveroso che la tua rappresentante artistica debba sapere ciò che ti succede. Oh, ma non c'è niente da nascondere, Vanessa. Senti, Aran ha usato la sua astuzia con me e io gli ho dimostrato che sono più intelligente di lui. E lo hai mollato come ha fatto Anita con Fermin nella radionovela? Sbruffone sfigato. Oh, il fatto è che... chi si crede di essere? Io non gli ho chiesto di portarmi lì, né tantomeno di essere la sua ragazza. Oh, Cheryl, devi ammettere che sei un'eccezione. Migliaia di ragazze si sarebbero fatte in quattro per Aran e tu hai avuto il coraggio di rifiutarlo. Beh, cosa dovevo fare? Fidanzarmi con quell'idiota? No! Vanessa, non ho intenzione di avere un altro fidanzato per il resto della mia vita. Allora perché hai accettato di uscire sola con lui? Beh, perché ero molto arrabbiata con Victor quando è arrivato in quel locale con quella stupida ragazzina della televisione, dopo quello che avevo fatto per lui. Non sapevo niente di questa storia, perché? Cosa hai fatto per Victor? Ti sembra poco che abbia litigato con Aran solo per non farlo espellere da scuola? Aspetta, aspetta, cerca di spiegarti meglio. Per quale motivo avrebbero dovuto espellere Victor da scuola solo perché hai fatto un giro in moto con Aran? Oh, dai, Vanessa, è una storia molto lunga e poi non voglio sprecare il mio tempo a parlare di quell'idiota. Se lui vuole stare con quella ragazza, che lo faccia pure. Io sono una stupida, sì, non avrei mai dovuto baciarlo. Cosa? Tu e Victor vi siete baciati? Devo assolutamente escogitare un piano. Mi vendicherò con Victor per ciò che ha fatto con la mia ragazza. Non serve, lei non vuole rivederlo. Si può sapere dove hai lasciato la moto? Non sono fatti tuoi, l'ho portata in un'officina dove mi risolveranno il problema. Ma se è vero che ha smesso di funzionare, come se la sono portata? Sono venuti a prenderla. E perché non sei andato con loro? Perché non c'era spazio nel furgone. Io faccio quello che mi pare. Da quando devo dare spiegazioni a te? Da quando mi hai chiamato per farti aiutare. E senti, ora concentrati, non voglio mica avere un incidente. Perché hai frenato così? Sei impazzita! No, c'è qualcosa che ha attirato la mia attenzione. È la tua moto? Non è la mia moto se ti ho detto che era in officina. La conosco bene perché l'ho riparata da poco tempo. Io la conosco meglio perché sono il proprietario. Basta, scendo qui, non voglio avere un incidente. Ora chiamerò il proprietario della moto che sembra la mia e mi faccio vendere i pezzi di ricambio. Adesso puoi andare. Potevi almeno dirmi un grazie!
Oh, Tigre, tu non mi inganni. È chiaro che è la tua moto. Sta succedendo qualcosa di molto strano. Ho letto tantissime storie d'amore. Piccole donne, Principe Valiant, Romeo e Giulietta. E nessuno mi ha d'aiuto in questo momento. Perché devono essere tutti follemente innamorati di me quando sanno bene che il mio cuore appartiene ad Aran? Oh, che devo fare? Allora, cosa riesci a vedere? Beh, se non mi sbaglio, lei sta morendo d'amore per te. Non dire sciocchezze. Alfredo, guarda tu che sei leggero e lontano. Va bene, non sbaglierò. Allarme! Allarme! I cyborg a rinforzi! Ciao, Margherita! Oh, anche voi qui, ragazze. Come state? Un po' preoccupate, perché i professori non ci riconoscono, giusto? Mia sorella ha preso 5 al compito di matematica. Sì, lei ha preso un 7 e io un misero 5. Io non capisco come fanno a confondersi. È così facile. Tu sei Giulia e tu Angelica. Ah, ci distinguono solamente quando siamo in piedi. Ma se cambiamo posto si confondono di nuovo. Che cosa stanno facendo? Non lo so, sembra una nuova forma di comunicazione fra cyborg. Le gemelle Martinez sono anche mezze robot. Beh, sembra che... Voi come fate a spiegarvi un comportamento così strano? Visto? Ora dici chi siamo! È semplice, Giulia e Angelica. Qualcosa non funziona. Proviamo di nuovo. No, 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 vi prego, lasciatemi tranquilla. Ho un'infinità di cose molto più importanti a cui pensare. Cose importanti? Ho capito, sono questioni di cuore. Condividile con noi! Beh, meno male. Finalmente ho qualcuno che mi può aiutare. Amiche, il fatto è che ci sono due ragazzi che stanno lottando per il mio amore. Alfredo, ma che stanno dicendo? Beh, Barbarita dice che se il suo ragazzo la scopre... Se il suo ragazzo la scopre, lui le dà i calci sul sedere. Alfredo, concentrati, secondo me hai sbagliato. Sì, chi potrebbe essere il fidanzato di Barbara? Aran è il tuo fidanzato segreto. E che cosa vuoi fare? Digli che Nicolas ti ha costretto a baciarlo. In modo che lui vada a farsi rispettare. Voi avete ragione, ragazze. Aran è il mio unico e irresistibile amore ed è giusto che sappia tutta la verità. Cosa le è successo? Non so, è inciampata su quel coso. Dami! No! Non può essere! Qual è il problema? Cosa ci fa qui? È il corpo del reato! Andiamo! Dobbiamo recuperare tutti quei giornali, presto! Giovanna, io non voglio vedere Gabriel. No, non puoi continuare a nasconderti. Tu devi cercare di dimostrare a quell'idiota che non sei stupida e neppure tonta. Si può entrare, ragazze? Parli del diavolo e improvvisamente spuntano le corna. Mi spiace interrompervi, però volevo ricordare alla mia ragazza che ha un appuntamento con me per andare insieme al concerto. Beh, in realtà volevo dirti che ci tenevo a dirti che non posso venire al concerto. Cosa? Ma perché? Beh, perché avevo promesso a mia madre di aiutarla e lo avevo dimenticato. Ah, no, non c'è problema. Se vuoi andare prima da tua madre, io ti aspetto. Non fa niente se ritardi. No, Gabriel, non posso proprio venire. Sarà per la prossima... D'accordo. Come vuoi. Ah, ci vediamo, bellezza! È andata bene, mia cara. Però la prossima volta devi essere meno titubante, ok? No, lo so, Giovanna, ma hai visto la sua faccia? Penso che Gabriel sia un bravo ragazzo. Lo so, tesoro, ma devi essere più forte. Tu devi fare in modo che non pensi ad uscire con te per il resto della sua vita. Comunque non credo che me lo chiederà di nuovo d'ora in poi. Oh, meno male. Così ti sei tolta un fastidio di dosso. E a proposito di fastidio, dove si troverà Oriana? Non ne ho idea, sai com'è fatta. Ah, sì, lei prende tempo. Bene, io vado a cercarla. Non volevo trattare Gabriel così. Perché, a dire la verità, volevo uscire con lui. Non so che cosa ti ho fatto per meritare questo. Gabrielito! Gabrielito, perché quella faccia? È che Claudia mi ha trattato male. Non devi fare così.
Tu sai bene che quella ragazza è un'ingrata e che dimentica ogni cosa. Se può farti piacere, questa sera io non ho nessun tipo di problema. Quindi, verrai con me al concerto? Oh, mi piacerebbe enormemente andare al concerto con te. Rifletti su quello che ti dico. Un ragazzo come te merita di stare con una ragazza come me. Oh, Gabrielle, dopo questo concerto ti dimenticherai una volta per tutte di quella stupida Claudia. Come? Di sicuro non le hai detto l'ora esatta in cui doveva venire in questo studio. Ho bisogno che la chiami subito, perché è una cosa molto importante da dirle. E perché non ci racconti la notizia per prima a noi? Se proprio insisti, tesoro. Ho appena deciso che nello spot di oggi non canterai tu, bensì Candy. Sì, mi divertirò un bel po'. Cosa? Ma perché ho provato quella canzone per tanto tempo? E sappi che quella ragazza non è in grado di farla come me. Magari è anche più brava. Per favore, Hendrik, sai bene che il pubblico mi adora. Non pensare di farmi fuori così facilmente. Non solo posso, ma è proprio quello che sto facendo. Ti prego. Hendrik, forse dimentichi che lo sponsor del programma è di mio padre. Ancora meglio, altrimenti penseranno che sei raccomandata. Ok, non perdiamo altro tempo. Non voglio distrazioni. Su, andiamo, se non vogliamo avere problemi anche noi. Questo serve a dimostrare che quando ti do un ordine, tu devi obbedire. Ora, caro Hendrik, preparati, perché voglio utilizzare tutte le mie armi per riuscire a rovinarti. Con questo credo di aver finito. Io devo solo provare il microfono. Ah, ragazzi, è impressionante. Questa sera Luciano e gli intoccabili trionferanno. Ariani, oggi tutto deve essere perfetto. I ragazzi contano su di noi. Hai ragione, Yelitza. Faremo in modo che tutto vada per il meglio. Devi essere super felice. Kelly, regina e fidanzata di un musicista famoso. Cos'altro vuoi di più dalla vita? Nient'altro. Ah, finalmente la band del mio super fidanzato sta per esibirsi. Tesoro, siete già arrivate? Sto leggendo bene? O i miei begli occhi da regina mi prendono in giro? Cosa significa questo? Sei la responsabile dello striscione. Appendilo quando è tutto pronto. Che c'è, Jorge? Hai perso la voce? Puoi spiegare alla tua ragazza che cosa significa Luciano e gli intoccabili? Zuccherino... Non dovresti essere tu il leader. Voglio dire, non sei il leader delle tigri, ma puoi esserlo per la band. A quanto pare non lo è più. Ma che importanza ha il nome? Ad ogni modo, io suono, amore. E Luciano è il cantante. Jorge, non è così. Quel nome dà troppa importanza a Luciano e tu sei molto più bravo di lui. Stai esagerando. Cosa importa come si chiama la band? Ascolta, la prima canzone con cui apriremo il concerto. Te la voglio dedicare, zuccherino mio. Sul serio? Com'è groovy? D'accordo. E va bene, per oggi non c'è problema. Ma per il prossimo concerto vedete di cambiare nome. Questo non è possibile, zuccherina. Perché chi ha voluto che la band si chiamasse così è il proprietario del locale. Christian e Eliza, parlate voi. Dico bene? Si è fatto tardissimo. La mia chitarra! Non può essere! È perfetta! Non capisco. Cosa ci fa qui? Ah, già l'hai vista! L'ho trovata accanto a un cassonetto qui vicino. Sembrava come se qualcuno l'avesse lasciata. Ma chi è stato? Forse qualcuno che ha vinto nello show televisivo di ieri. Allora deve essere stata la persona che ha vinto. Certo, è stata quella ragazza, Candy. Lei ha vinto, ma perché ridarla a me? Nipotino, volevo solo dirti che il programma di ieri sera è andato meglio di quanto credessi. Per questo motivo mi hanno offerto un nuovo lavoro alla televisione. E adesso stai andando lì? Sì, certo, sono pronto. Perfetto. Aspetta, vengo con te. Eh? Sì, è che devo ringraziare qualcuno. Ah, Victor, mi hai distrutto il piede! Oh, ma che succede? Ce l'hai con me? Sono di fretta, devo andare in televisione. Ah, e sei felice per questo? No, non per questo, guarda qui. Ho ritrovato la mia chitarra. Anzi, lo ha fatto qualcun altro. È stata Candy. E ora vado a dirle grazie. Su, zio, andiamo! Bene, adesso!
Prima era Cheryl, poi quella ragazza ricca e ora questa Candy. Victor è un tipo fortunato, no? Lo vedi, Rottame? Victor è un farabutto e tutto il mondo lo rispetta. Oh, se non faccio presto qualcosa lo perderò per sempre. Ma cosa? Che cos'è? Sarà di Victor. Ma non credo, perché si sarebbe subito agitato. Ma allora... tu ne sai qualcosa, giusto? Dici che dovrei dire a Victor cosa ho trovato? È un peccato, perché con quel nome non andrete lontano. Rosie, andiamo a prendere qualcosa di dolce, sono nervosa. Certo che Kelly ha proprio un bel carattere, eh? Ah sì, lo dici a me. Su, controlliamo i collegamenti dell'applicazione. Quello che mi piace è che tutti ormai sono entrati nell'ottica che noi siamo Luciano e gli intoccabili. Senti, Luciano, a me non piace dire bugie, soprattutto a te. Io non so di cosa parli. Certo che lo sai, la storia del proprietario e del nome della band è una bugia. Signor Nessuno, è meglio che abbassi la voce, a meno che non vuoi finire nei guai. Puoi fare ciò che vuoi, ma non voglio continuare con questa farsa. O dici la verità in questo istante, o lo farò io. Forse non ha capito che è urgente, devo parlare con mio padre, non posso aspettare un minuto. Oh, non mi interessa se è occupato. Gli dica che la figlia si trova in difficoltà. Ho bisogno che papà parli con il direttore dell'emittente e gli dica che io sono l'unica stella che può apparire in quello spot. Siamo intesi? Cosa? Come sarebbe a dire che non può passarmelo ora? Ah, lei è un idiota, merita solo di essere licenziata. Ah, questo mondo è pieno di gente inutile. Ah, e tu non fai eccezione. Mi dice perché ci hai messo così tanto? Non è stato facile. Questo non è un mio problema, nube grigia. Voglio soltanto sapere se hai gestito bene la questione del giornalino della scuola. Sì, sì, come mi avevi detto. Sicuro? Sei in grado di giurarmi che il problema si sia del tutto risolto? Sì, è completamente risolto. Fantastico, per una volta sei stata eccellente. Però ho qualcosa di cui parlarti. Cosa? Forse non ti è chiaro che della tua opinione non mi importa. No, non si tratta di me, ma di qualcuno che ti è molto vicino e che vuole fare del male a te e a Henry. Ah, che ti ho detto, Cheryl? Che sono stata una stupida ad aver lasciato la giacca, che il colore della mia parrucca è degli anni 40. Ah, e che tu voglia o no sarai la mia assistente artistica. No, quello no! Ti ho detto che, essendo Candy, ti faranno entrare in studio come se fossi di casa. Ti tratteranno come se fossi una star internazionale. E la cosa più bella è che faranno entrare anche le tue amiche. Vanessa, non hai sentito ciò che ha detto la guardia? Cioè di andare direttamente nello studio e che se non avessi avuto un documento non mi avrebbe fatto passare. Il documento, se mi dai un attimo lo cerco. Un assistente non può mai dimenticare nessun dettaglio. Vanessa, è inutile che perdi tempo, tanto non ce l'ho un documento. Beh, tu hai ragione. Oggi non è giornata, però tranquilla che domani ti preparo una maschera di cetriolo che ti farà essere stupenda per la foto. Mi spiace, Vanessa, non farò quel documento né oggi né domani né mai. Ti ho detto che era l'ultima volta che indossavo questi vestiti. Adesso che ci penso, a parte il documento, potresti ricordarmi anche che devo prepararti un tè alla lavanda per tenerti calma, visto che ultimamente hai un terribile stato d'animo. Vanessa, io... beh, ti ricordo perché ci troviamo qui. Innanzitutto per la mia giacca, quindi dovremo dividerci. Tu vai a controllare nei bagni, invece io negli spogliatoi. Va bene, cerchiamola e tra 15 minuti ci vediamo all'ingresso. Va bene, vai. Non so proprio come fare senza la mia giacca. Tu? Che coincidenza! Ti stavo cercando per parlarti.